Hanno un rapporto ormai da 30 anni, durante il quale finora 5 nostri studenti, compreso me, sono stati accolti dalla stessa università per gli studi teologici e filosofici. Il motivo principale di questi studi per noi è la formazione delle persone più capaci di dialogo interreligioso, specificamente tra il cristianesimo e il buddismo, naturalmente, nelle sue varie dimensioni, ossia quella teoretica, spirituale, della collaborazione e della vita. Studio, siamo stati ospitati in una delle comunità dei salesiani presso l'università, in cui anche io ho potuto sperimentare il dialogo interreligioso sul livello della vita. E quando sono arrivato a Roma nel 2005 avevo pochissima conoscenza sul cristianesimo, e anche se ho potuto iniziare a conoscerlo attraverso la vita in una famiglia popolarina, di cui presente Giuseppe Maria Lucia, anche al centro internazionale di Rubiano, nonostante ciò non avevo nessuna idea sulla vita consacrata, vita dei religiosi, tranne sul fatto che è un caso molto speciale, che viene accolto un giovane buddista laico in tale ambiente. Certamente con un poco di timore, ma con tanto ottimismo, ho iniziato a partecipare alla vita di com una comunità dei sessantina dei salesiani sacerdoti e coadiutori, con alcuni diocesani di diverse nazionalità, dei quali in maggioranza era studente. E tutto ciò che viene vissuto nella comunità era tutto nuovo per me. La preghiera del mattino e della sera, la santa messa di ogni giorno, le festività, i ritiri e le condivisioni delle esperienze, eccetera. Ai confratelli ho domandato tante cose, sulla Chiesa, sui salesiani, sui insegnamenti, sia nella scuola che proprio della dottrina della Chiesa, e anche sulle esperienze personali. E una maggior parte delle domande era molto banale e elementare, ma le risposte dei confratelli con apertura e vicinanza sono state per me i doni preziosi, e soprattutto il loro stile di vita consacrata e con i voti di povertà, di castità e di obbedienza con cui si donano totalmente a Dio, mi attirava e mi faceva riflettere sulla mia vita come un laico impegnato nel buddismo. E tuttavia, mentre proseguendo la vita comunitaria e gli studi, via via ho cominciato a interrogarmi sul mio iniziale atteggiamento, che era aperto ma poco riflettuto e conteneva un certo relativismo. Infatti volevo mettere al centro armonia tra le persone più di ogni altro aspetto, a volte mettendo tra parentesi le questioni su Dio. Conoscendo le sfide del pluralismo religioso tipo relativistico, che per me non era facile per comprendere l'insieme delle sue questioni complesse, ho capito che devo essere più prudente di fronte alle questioni della verità e ai comportamenti che derivano da esse. Così ho cominciato anche a sospendere la partecipazione alle certe attività comunitarie finché non fossero chiarite le questioni relative, per esempio alla messa e alle preghiere, perché naturalmente alcuni aspetti erano chiari dal punto di vista teologico, ma non ero certo in quale modo posso partecipare e quale senso posso trovare per me un buddista. E attenzione a non confondere il cristianesimo e il buddismo sul livello troppo superficiale, mi ha fatto affrontare alla tentazione dell'esclusivismo, che come il relativismo non dialoga con gli altri per la ricerca della verità, ma acriticamente si chiude in sé. E d'altra parte, anche quando stavo affrontando gli studi per superare l'esclusivismo tendenziale dentro di me e senza cadere nel relativismo, i confratelli salesiani e diocesani erano sempre vicini a me e non mi hanno escluso a far parte della comunità, anzi si preoccupavano per non sentirmi da solo a causa della mia religione, cultura, lingua che mi diversificano da loro. E soprattutto il direttore della comunità mi ha ascoltato frequentemente e dandomi suggerimenti, e alcuni mi portavano a passeggiata e gli altri scherzavano con me.
grazie a questa prima fraterna ho potuto sentirmi propriamente uno dei costituenti della comunione della comunità. Quando succede a qualcuno un certo avvenimento, sia festeggiante che tragico, eravamo più uniti. Tutti questi, a mio parere, vengono caratterizzati dalla centralità della preghiera nella vita comunitaria, ossia dalla loro fede in Dio Trinitario di Gesù Cristo, crocifisso e risorto, dal loro vivere il Vangelo e dal loro essere salesiani o i sacerdoti diocesani. E conoscendo la spiritualità salesiana e la vita di Don Bosco e di ciascun confratello, ho capito che proprio per la loro vocazione non potevano lasciare gli altri da soli. Cercavano ad amare gli uni gli altri con il cuore aperto, persino a un non cristiano. Anzi, per questo, con più attenzione mi portavano il messaggio di Cristo all'interno della vita comunitaria. E ho avuto sentimento di essere amato da loro. Questi mi hanno indicato una via importante, cioè senza compromettere nessuna verità della fede e la vocazione, anzi mettendole al centro di ogni atto e cercando di perfezionarle, possiamo vivere con più carità verso gli altri, nel noi più inclusivo, anche con le persone delle altre religioni. E grazie alla vita comunitaria ho potuto ritrovare e approfondire ciò che il nostro movimento vive nel dialogo interreligioso. Per la propria convinzione buddista, diamo rilevanza all'incontro con l'altra persona, per la quale cerchiamo di essere nulla facendoci uno, come risuona con il messaggio di Chiara Lugli, e secondo la volontà del trascendente. E così, oltre agli studi e l'apporto con i movimenti dei focolai e nella vita con i salesiani, questa esperienza diretta della vita consacrata mi ha condotto alla crescita personale. E dunque posso affermare che nel dialogo interreligioso, che è aperto verso le altre persone e il trascendente, non c'è nessuna perdita, ma riscoperta e arricchimento della propria fede. Questa è la mia esperienza.